A Lecce non ha funzionato nulla, a partire dall'atteggiamento male tatticamente, squadra spenta e senza nervo. Da subito remissivo l'11 di Pillon, che ha provato, in avvio di ripresa, a cambiare assetto. 3-5-2 senza grandi esiti. Sì, leggermente meglio, ma mai pericoloso in avanti. Vigorito è stato impegnato nell'arco dei 90 minuti una sola volta. Colpo di testa di Scognamiglio a fine primo tempo. In realtà molto dipende dall'atteggiamento, mai propositivo. Male anche tatticamente la mossa di Brugman, finto trequartista, non ha sortito gli effetti sperati, è mancato il pressing, con due punte, Marras e Mancuso, che si sono mosse male. In quella posizione l'uruguaiano è un lusso che il Pescara non può permettersi. Reparti lunghi e slegati, i giallorossi di Liverani, che per inciso vivono uno straordinario momento di forma, hanno avuto vita facile. Nei primi 45 minuti centrocampo sempre in inferiorità, con Venuti e Calderoni molto alti, le mezze ali, Crecco e Memuscei, hanno fatto fatica a scivolare e dunque a tamponare. Sulle fasce il Pescara ha sofferto e non poco, di qui il passaggio nei secondi 45 minuti alla 3-5-2. Il baricentro può essere anche basso, è una scelta, fondamentale in questo caso la compattezza, senza dimenticare che di solito non vince chi corre di più, ma chi corre meglio è con Costrutto, cosa che non accade più da un po' di tempo. Per i biancazzurri si tratta del sesto KO in trasferta in altrettanti scontri diretti. Palermo, Perugia, Verona, Benevento, Cittadella e appunto Lecce. Ed ora un altro posticipo ravvicinato, questa volta l'Adriatico, con i rosanero di Roberto Stellone, privi di Rajkovic, Bellucci e Nestorowski, tutti causa squalifica, e degli infortunati Muraschi, Falletti e Salvi. Dal canto suo Pillon dovrà rinunciare allo squalificato Marras, espulso nei minuti finali della sfida del Via del Mare. Non solo, nuovo KO per Campagnaro. Per quel che concerne il mercato di gennaio, ribadiamo il nostro pensiero. Per il salto di qualità sarebbe servito un esterno con gol e un attaccante di spessore da affiancare a Mancuso. A centrocampo c'è un deficit numerico reso ancora più pesante dal grave infortunio occorso a Melegoni, la cui stagione è terminata in anticipo. Prima della sessione invernale i centrocampisti erano 7: Memuscei, Brugman, Melegoni, Crecco, Palazzi, Macin e Canutè. Adesso addirittura 4, se consideriamo che Canutè è ancora ai box. Poche alternative sì, ma da qui a dire che l'organico attuale non è almeno da playoff ce ne passa. Il buon lavoro di Pillon rimane, ora però c'è da completare l'opera e arrivare agli spareggi nella migliore posizione possibile. Ma soprattutto bisogna evitare esperimenti e ripartire dalle certezze.